Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi, rieccoci. Quest'oggi andremo a parlare di un'altra piccola novità che è da poco sul mercato e che è la Magna Carta Mag 600, quella con pennino flessibile, che a detta del produttore è ad oggi l'unico vero flessibile sul mercato, che si può trovare sul mercato. Quindi la andremo ad analizzare sotto ogni aspetto. Vi porterò le mie sensazioni, le prove di scrittura ovviamente, e vedremo quali sono i pro e i contro di questa nuova entrata sul mercato delle stilografiche. Partiamo subito con l'analizzare la confezione, che è molto semplice. E arriva in un ulteriore cartonato, una scatolina in cui è contenuto questa confezione con il logo ben impresso, Magna Carta dorato, e la custodia della penna che si sfila in questo modo. Anche questa è fatta in cartonato un po' più lavorato, un po' più a trama, con sempre il logo dorato di Magna Carta inciso sopra, stampato sopra, e al suo interno, come potete osservare, ci sono è un cartonato molto molto semplice, molto spartano. C'è la card di garanzia, che è una semplice card con i dati della penna e del venditore, e poi c'è questa parte che è giusto di abbellimento della penna, che è in una sorta di vellutino, quindi nulla di particolarmente rifinito o di pregiato. Quindi una confezione abbastanza spartana. Passiamo a quella che è la penna. Allora, la penna è realizzata in ebanite, è un'ebanite nera. Allora, al primo impatto, ciò che mi ha ricordato questa penna è una Waterman 52. Infatti la Waterman 52 aveva più o meno queste fattezze, con la clip ripiegata in questo modo e collegata al cappuccio con questi due rivetti, un semplice anello come veretta con inciso il nome Magna Carta e il logo posto sul retro.
Come vi dicevo, la penna è tutta in ebanite. Il pennino è un pennino in oro a 14 carati e l'alimentatore è un alimentatore classico in ebanite. Il pennino è un misura 6, quindi volendo si può anche montare su altre penne, si dovrebbe riuscire ad adattare. La penna ha un caricamento a cartuccia converter. È ricavata dal pieno, quindi da una barra di ebanite. E passiamo ad analizzare quelli che sono un po' i punti che mi hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca, ovvero le rifiniture. Ci sono alcune rifiniture che, se riesco a farvi vedere, come ad esempio qui, in questo punto, si nota che ci sono le tracce, i segni della colla che è stata usata per attaccare l'anellino della veretta. I rivetti, come vedete, non sono proprio al massimo, rischiano di attaccarsi magari a fibre dei vestiti o quant'altro, perché sono un po' rifiniti in modo grossolano. È la stessa ebanite, mi aspettavo una lucidatura migliore. Ci sono, si vedono in controluce i segni della tornitura. Quindi, diciamo che da questo punto di vista, le finiture potevano essere fatte un tantino meglio, a mio avviso. Si notano un po' che c'è una lucidatura, grossolana. Nulla di eclatante, però voglio dire, viene proposta comunque a un prezzo sopra le 300 euro. Direi che un minimo di rifinitura in più potrebbe starci. E vengono proposte anche in altre colorazioni, quindi in altre resine e in altre colorazioni di penne e di resine completamente diverse, però questa è quella che a me personalmente piaceva di più. Sono riuscito ad averla tramite uno store italiano che è Casa della Stilografica, quindi ho voluto comunque portare la mia esperienza sul canale per vedere se effettivamente questa penna fa ciò che promette, ovvero donarci un pennino flessibile ai livelli dei pennini vintage che conoscevamo. Quindi passiamo subito alla prova di scrittura e vediamo se effettivamente è così. Passiamo adesso alla prova di scrittura, così da renderci conto di come effettivamente questa penna si comporta. Come potete osservare, già da queste poche parole che ho messo su carta, si riesce a percepire quanta sia la morbidezza del pennino. Il pennino è veramente morbido, molto molto reattivo. Per riuscire ad ottenere un tratto extrafine di partenza, bisogna avere una mano molto leggera. Quindi lo dico anche per le persone che sono alla ricerca di un pennino flessibile, e non finirò mai di ripeterlo: i pennini flessibili bisogna trattarli con cura e delicatezza. Non sono pennini con cui poter fare voli pindarici, variazioni esagerate o scrittura molto veloce, appunti molto veloci. Sono pennini comunque riflessivi che, come la stessa scrittura a mano ci trasmette, va fatta con delicatezza, va fatta con ponderazione. La scrittura a mano è fatta per far riflettere le persone, per trasmettere comunque un qualcosa che è nostro e che vogliamo riportare e mantenere su carta. Quindi farlo con questi pennini
dà una piacevolezza assoluta, dà una gioia immensa, però vanno trattati comunque con rispetto e con cura. Il pennino va usato con leggerezza se si vuole avere un tratto di partenza extra fine, per poi dare il meglio di sé quando si va a premere un po' di più. Come vedete, già qua, esagerando un po' di più, si rischia di avere appunto i famosi binari che interrompono il flusso. Nonostante questo abbia un alimentatore in ebanite che è già abbastanza bagnato, perché lo sto usando intensivamente da oltre una settimana, quindi vi assicuro che è bagnato già adeguatamente. Questa è una prova appunto senza pressione. E questa è con pressione. Riuscite a capire che la penna dà un'espressione completamente nuova e appagante. Il pennino fa ciò che dice, è un pennino ben realizzato. Devo essere sincero, l'ho messo anche a paragone con altri pennini di qualità superiore, come ad esempio il Calligraphy di Montblanc, come lo Scribo, come il pennino Falcon della Pilot. Vi posso garantire che questo pennino tiene testa a tutti e tre. Io al momento mi sento di posizionarlo tra i primi, proprio perché dà un'esperienza di scrittura ad altissimi livelli. Anche nella scrittura quotidiana, negli appunti giornalieri, se si vuole marcare un po' di più la propria grafia, con questa penna si può fare, con questo pennino si può fare tranquillamente, perché la piacevolezza è davvero unica. Non è, ripeto e sottolineo, non è un pennino calligrafico. Per i pennini calligrafici indirizzatevi altrove. I pennini calligrafici, lo sappiamo, sono dei pennini fatti appositamente e sono per lo più ad intinzione. Questi tipi di pennini sono pennini per la scrittura quotidiana e anche per la scrittura un po' più piacevole, un po' più ricercata, permettetemi il termine. Perché? Perché comunque richiede attenzione, richiede, come dicevo prima, una certa calma, non si possono fare le cose di fretta, però si può usare in questo modo perché la punta non è una punta che, cioè la parte dei rebbi non è un pennino, una punta ruvida, come invece può esserla quella di un pennino ad intinzione. È una punta comunque rotonda, è una punta che è una lavorazione rotonda che permette di poter scrivere tranquillamente con una mano ovviamente leggera, di poter scrivere ovunque, anche in modalità reverse, senza impuntamenti. Questo perché? Perché la lavorazione della punta è stata fatta in maniera davvero, davvero eccelsa. Il pennino è molto reattivo, i rebbi sono molto, molto reattivi. Vi assicuro che per avere un minimo di variazioni di tratto
non ci vuole, basta il solo peso della mano. Quindi capite bene che per avere questi risultati basta davvero davvero poco. Io l'ho inchiostrata con un inchiostro indelebile, che è l'inchiostro di Noodlers, il Baltimore Canyon, con cui mi trovo veramente bene, quindi è giusto un'indicazione che vi do. Qui l'ho provata su una carta pigna, quindi comunque è una carta ruvida, e come potete notare non ho avuto nessunissimo problema. Passiamo a provarla adesso su carta rodia e vedrete che il risultato è praticamente il medesimo, perché si comporta benissimo su tutti i tipi di carta. Passiamo adesso a provarla su rodia. Ok, anche qui, come vi dicevo, la piacevolezza di scrittura è veramente unica. Come potete osservare, la variazione di tratto c'è tutta. Ma ripeto, non è un pennino calligrafico. Nonostante lo si usi con delicatezza o con attenzione, però le prestazioni ci sono. Il pennino è spettacolare, scrive benissimo in tutte le condizioni d'uso, va magnificamente. Davvero, davvero spettacolare. Quindi vi ripeto, come pennino io al momento lo posiziono tra i top, perché la piacevolezza di scrittura, la flessibilità, perché non è un elastico semplice, è veramente un flessibile che ricorda i pennini del passato, proprio perché ha questa capacità di sembrare quasi un pennello, per quanto sia morbido, piacevole e reattivo. Vi ripeto, per far sì che i rebbi si allarghino, questo è col solo peso della penna, ok? Per far sì che i rebbi si allarghino basta veramente pochissimo, basta il peso della mano per far sì che i rebbi si allarghino di un minimo. Quindi cosa dire, devo fare i miei complimenti al team di Magna Carta, perché il lavoro fatto su questo pennino è davvero unico. Ho idea che questo sia un pennino che possa regalare soddisfazioni a tanti, ma allo stesso tempo alcuni potrebbero rimanere delusi, perché se non si usa con la giusta accortezza si può finire per fare danni seri. Che altro dire? I pro e i contro ve li riassumo brevemente. Allora, il pennino è da 10 lode, nulla da dire. Per quanto riguarda invece le rifiniture, lì mi sarei aspettato qualcosina di meglio. E un altro piccolo appunto che voglio fare è sull'alimentatore. L'alimentatore in ebanite è stato lavorato, come vedete, a sfinire, quindi è stato un po' ridotta la sezione, perché se riuscite a vedere qui c'è un taglio che poi va a continuare su tutta la lunghezza dell'alimentatore. Ecco, in questo caso avrei utilizzato un taglio ancora più rastremato, perché in alcuni casi quando si va a flettere troppo il pennino, perché comunque il pennino può farlo, vedete che rimane il segno dell'alimentatore sulla carta,
Quindi da questo punto di vista sarebbe stato meglio fare un pennino, un alimentatore un po' più rastremato nella parte terminale ed eventualmente lucidato in modo tale da non inzupparsi tutto sia sopra che sotto e non rischiare di macchiare il foglio quando si va a premere. Ma queste sono bazzecole, parliamoci chiaro, sono proprio finezze che si possono sempre migliorare. L'altro piccolo appunto è sulle finiture. Le finiture devono e si possono far meglio. La filettatura tra cappuccio e corpo risulta un po' dura al serraggio e quando si va a svitare è un tantino, fa un po' di forza. Quindi incontra un po' di resistenza verso la fine corsa e quando si inizia a svitare la penna, e poi la lucidatura. Lì io lo ribadisco sempre anche con gli amici che sono in questo settore e producono. La lucidatura, a mio avviso, è fondamentale perché fa cambiare la penna in tutto e per tutto. L'estetica al primo impatto. Nella lucidatura è una cosa fondamentale, vedere le righe della tornitura, perché la lucidatura è stata fatta in modo leggero, e fanno percepire la penna come di bassa qualità. E a mio avviso questa penna ha tutti i requisiti per essere una penna di altissimo livello. Quindi, ripeto, ancora complimenti a Magnacarta, ottimo lavoro. Pennino veramente eccellente, consigliatissimo, anche perché per il prezzo, insomma, è un pennino molto molto abbordabile. Carissimi, io vi saluto, come al solito vi lascio la mia buona giornata. Se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace per sostenere il canale e ci vediamo al prossimo video.